Io prima di cominciare farei un bel applauso per Donato, che è tornato nella nostra comunità Baronissi qui ad Aiello e che oggi inaugura con il sindaco Avaliante, tutti gli amministratori e Sua Eccellenza Monsignor Gerardo Pierro l'area parcheggio e l'edicola votiva. Preghiamo. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come salvatore e primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questo sacrificio, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno, rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il tuo Figlio, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signor Sindaco, Donato, se non ci sei tu, sono uscito, tu non ti devi muovere, venite. Allora, questo da oggi è Largo San Pietro Apostolo, è un spazio recuperato a degrado che per la collettività di Aiello ha significato anche sofferenza, disagio. Qui furono ospitati i cittadini terremotati dopo il cataclisma del 1980, quindi questa è un'opera, è un posto che è stato finalmente bonificato e dato alla città con i servizi essenziali. Qualche tempo fa facemmo anche bonificare quella zona che era un ricettacolo di rifiuti anche pericolosi. Finalmente consegniamo questo spazio che i cittadini hanno rivendicato, hanno voluto. È uno spazio dedicato al parcheggio delle auto, sono 17 posti auto, di cui a servizio dei cittadini ovviamente, parcheggio pubblico, 2 riservati ai disabili, che è stato realizzato con una convenzione stipulata alcuni anni fa col comune dalla impresa Sirob, che voglio ringraziare perché è stata vicino a noi l'impresa che insomma ha avuto anche tanta pazienza per seguire anche le nostre indicazioni, e credo che sia uno spazio di assoluta dignità, l'ingresso peraltro della nostra frazione, pubblica illuminazione, eccetera eccetera. E Donato, questo nuovo sito, questo largo è stato intitolato per volere della comunità, della parrocchia, al santo protettore di Aiello, che è San Pietro Apostolo. Adesso scopriamo l'opera ceramica che la comunità di Aiello e la parrocchia, l'Alba, l'associazione Alba, tutto questo grande volontariato che c'è intorno a questa comunità ha voluto donare a questo nostro posto. E Donato, San Pietro guarderà la tua casa, la tua finestra, e noi chiediamo, ovviamente noi lo facciamo, chiediamo a San Pietro, chiediamo al nostro Signore, almeno chi crede, di pregare per te e per tutte le persone che hanno bisogno di aiuto in questo momento. Noi lo facciamo, lo ricordiamo, e
eccellenza Baronissi ha avuto un cuore grandissimo per Donato. La solidarietà, la fratellanza, l'amore per un figlio di questa città che ha vissuto un momento di sfortuna, un dramma, e quindi nel tuo dramma devi essere contento perché tutti ti amano, tutti vogliono che tu ti riprenda al più presto, che torni tra noi presto, quindi facciamo gli auguri, colgo questa occasione per dirlo a nome della città, ti vogliamo bene, torna presto tra di noi. Scopriamo questa lapide, io voglio dire insomma che ad Aiello abbiamo fatto tante cose, con tanti sacrifici, gli impegni mantenuti, la piazza Trivio che aspettavamo da tanti anni, abbiamo illuminato per circa 700 metri la strada provinciale che era buia, abbiamo rifatto il tratto iniziale a monte di via Indipendenza, sistemando l'energia elettrica, sistemando la strada, credo che siano opere importanti e voglio annunciarvi che adesso abbiamo, come sapete, il Consiglio Comunale ha approvato il piano urbanistico, anche questa zona che è stata sempre degradata, fra qualche mese sarà un magnifico parco giochi per i bimbi di Aiello. Il parco giochi ad Aiello non c'è, noi lo realizzeremo, quindi facciamo presto perché i bimbi hanno bisogno anche di spazi tutti per loro. Così come pure devo dirvi che abbiamo presentato un progetto in Regione Campania per avere un cofinanziamento in parte alla Regione, in parte noi, per riqualificare e ristrutturare il centro sociale di Aiello, perché è il posto dove ospitiamo tante attività sociali, il volontariato, gli anziani, ma anche i giovani, tornei di scacchi, ballo, tante attività associative. Credo che questo sia importante averlo in ogni luogo della nostra città. Ancora una cosa ci tengo a dirla, questo però non dipende da noi. Luca, dov'è? Luca Calvi, l'assessore. Ci stiamo impegnando, Luca in particolare sta seguendo questa richiesta pressante che abbiamo fatto al Bus Italia per avere il pullmanino finalmente fino a sopra, cioè fino a davanti alla chiesa, perché adesso eccellenza si ferma qua e le tante persone, specie anziane, sono penalizzate perché poi dovrebbero fare a piedi questo tratto. Noi abbiamo appostato anche dei fondi, Bus Italia ha qualche problema di collegamento di orari. Dal 1° dicembre partirà, ma non lo voglio dire perché lo diremo quando vedremo il bus, perché qua ci possiamo sbilanciare fino a un certo punto. Credo che sia doveroso per la comunità, per voi che ci seguite, che ci date forza, che ci criticate quando c'è da criticare, ma che insomma apprezzate anche quando c'è da apprezzare. Una sola cosa, noi non abbiamo voluto cementificare qua, abbiamo voluto creare delle aiuole, che sono delle aiuole verdi, pensavamo anche dei fiori, però meglio solo aiuole. Quel proprietario di cani che porta il suo quattro zampe a fare la pipì qui, veramente lo prego di evitare, perché quelle chiazze gialle è l'urina che poi fa seccare l'erba. Se volete vi realizziamo un witchy dog, come abbiamo fatto in tanti altri punti della città, come sono in città europee, cioè una toilette per i cani, però questa è l'erba che vorremmo tenere bella per presentare bella la nostra frazione a chi viene in ogni momento. Abbiamo anche sistemato l'albero, tante tortorelle, spero che i migri non vadano un po' più a fianco, se no ci sporcano. Vabbè, insomma, dobbiamo essere tutti a saperci tenere questo bel posto come tutti i posti che riusciamo a recuperare dal degrado e a restituire ai cittadini. Devo ringraziare, lo faccio per ultimo, ma non da ultimo, eccellenza, per noi è sempre l'arcivescovo, Monsignore Pirro, non a riposo perché è sempre in movimento e ci sta sempre vicino, che è figlio, l'ho detto in chiesa, di questa terra, perché è nato qui, quindi è uno di noi, conosce bene tutto, ci mancherebbe, ma è anche il nostro padre spirituale, il riferimento, un'icona per la Valle dell'Irno, sempre presente. Don Massimino l'ha chiamato e corso subito, ovviamente siamo felici che questa opera, che questo piccolo pezzo della nostra città sia inaugurato da voi, eccellenza reverendissima. Ovviamente un saluto affettuoso e fraterno a Don Massimino, insomma, che si industria
per il bene non soltanto spirituale, soprattutto spirituale, ma non solo, della comunità di Aiello, fa tanto e noi siamo grati anche e soprattutto a Don Massimì. Poi c'è sta Massimo, quell'altro Massimo, dove sta l'Alba, che fa tutto lui e che insomma è il protagonista, che lavora in silenzio ma che fa tanto per la nostra comunità. Un ringraziamento anche a te e tutta la tua associazione. Grazie, adesso scopriamo. Donato, vieni, scopriamo. Devi venire di qua. Ovviamente un grazie dovuto e non soltanto, anche pubblico, al direttore dei lavori, il nostro architetto Fiorenzo Manzo, insomma, che è stato qua a seguire, al direttore Geometra Abate della impresa che ha seguito. Veramente vi ringrazio per l'ottimo lavoro che avete fatto. Adesso tocca a Donato e a noi per scoprire. Aspetta. Vai. Massimo. Signor Sindaco ha detto una cosa molto interessante, che cioè non solo loro si preoccupano della comunità, ma cercano appunto di valorizzare al massimo gli spazi che voi avete. Perciò di nuovo un grazie al Sindaco e che il Signore protegga tutta Aiello, dal primo all'ultimo. Auguri a tutti. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buon pranzo. Grazie altrettanto.